Sì, è vero, è stata una partita molto combattuta, difficile, fatta sulle seconde palle praticamente. Sapevamo che loro comunque giocavano così in trasferta soprattutto, cercavano la palla su e andavano sui contrasti, sulle seconde palle. Quindi non è stata assolutamente facile. Per di più è stata condizionata da un rigore inesistente, veramente inesistente. Non so come si possa dare un rigore del genere, nonostante ci sia il VAR, però continuano a fare questi errori. Però comunque dai, c'è stata una reazione subito dopo, infatti siamo riusciti a pareggiarla subito e potevamo anche, l'occasione l'abbiamo avuta per vincerla. Guarda, sì, non giocavo da tanto tempo, infatti per me oggi comunque è stata all'inizio, è stata dura, perché comunque non avendo tanta confidenza sul campo, eccetera. Però pian piano, minuto dopo minuto, comunque ho cercato di prendere ritmo, le distanze, nulla, quindi devo continuare così e farmi trovare pronto quando il mister chiama. Abbiamo secondo me ritrovato la nostra identità in campo, quindi secondo me questa era la strada giusta. Dobbiamo continuare così e secondo me le vittorie ovviamente arriveranno, ne sono certo. Questo doppio derby, se vogliamo, insomma, tra Juventus che arriva martedì sera, per te, insomma, che hai vissuto anche la seconda Granata, perché Per me qualche anno fa sì era un derby, adesso ovviamente non ci penso più, ora penso a Fiorentina, ovviamente sarà una partita difficile, però potremmo dire la nostra, secondo me, tosta, ma potremmo dire la nostra.